Ciao ragazzi e benvenuti per Locost. Bene, oggi nuovo video tutorial su come smontare l'Xbox One. Ovviamente stiamo parlando della vecchia e famosissima Xbox che mi è stata regalata da Angelo, mio carissimo amico, che saluto. Questa qua non è recuperabile, quindi la useremo come cavia per fare i vari tutorial. Cominciamo ovviamente col primo tutorial, su come smontare l'Xbox. Su come si smonta, vi anticipo che avete bisogno di due giraviti particolari. Uno è il Torx T20, questo qua, e poi abbiamo bisogno del T9 o T10 se l'avete. Ok, questi cacciaviti qua sono stati comprati a un negozio specializzato di elettronica, insomma, hanno un valore, l'ho pagato, se non mi sbaglio, questo più grande l'ho pagato 1,80€ e questo più piccolo ben 3€. Sono di alta qualità, non sono quelli cinesi che si rompono come niente. Questo qua è acciaio veramente fatto bene, con la punta calamitata, veramente sono, almeno come mi hanno detto e come ho letto su internet, questa marca qua è eterna. Comunque, e procediamo subito all'apertura. Per aprirlo ovviamente, ragazzi, dobbiamo girarla e togliere come ho già fatto io i quattro tappini di gomma, questi qua, va bene? Dopo aver tolto i quattro tappini di gomma, abbiamo 1, 2, 3, 4 viti. Poi abbiamo un adesivo dove c'è il codice a barre e sotto un altro adesivo dove c'è praticamente c'è il game system eccetera eccetera, dove insomma altre scritte, insomma, diciamo, c'è un'altra vite, quindi dobbiamo togliere qua e togliere. Infatti io l'ho già tolto perché per risparmiare un po' di tempo. Subito dopo aver tolto le viti dobbiamo procedere all'apertura. Come si apre? Basta girarla così e alzarla non dalla parte frontale ma dalla parte posteriore, ok? Alziamo così e ce la sfiliamo verso l'alto e il gioco è fatto. Dobbiamo fare questo giochetto in quanto ha queste due alette, come possiamo vedere, che vanno ad agganciarsi perfettamente allo scheletro dell'Xbox, quindi fa una massa completa, cosa fatta veramente bene. Comunque la struttura, la plastica è ottima, ragazzi, veramente ottima, è solida, questa non ha spacchi nemmeno con un martello, o quasi. Poi, tolto il coperchio, ci troviamo davanti a questa situazione qua. Abbiamo un vecchio hard disk che sinceramente mi porta un po' di nostalgia guardarlo, perché è un Maxwell 40 giga e non ne vedevo uno che erano un bel po' di anni, e abbiamo un semplice lettore DVD che dovrebbe essere della casa Thomson. E questo lettore qua, ragazzi, è un semplice lettore DVD che si può trovare anche nei lettori DVD dell'epoca che andavano forti. Non so se vi ricordate, sono stati gli anni d'oro per i lettori DVD, costavano anche un bel po', poi sono stati declassati a livello che ora te li sbattono addosso, o se vai in discarica ne trovi 10.000, perché ovviamente chi fa un DVD ormai è raro che va a comprare un lettore DVD, o se lo guarda al computer o al massimo se lo mette in pennet USB e basta, ragazzi, non masterizza più e nemmeno compra DVD, purtroppo. Quindi per i film è andata un po' a puttane. Comunque, vabbè. E allora, procediamo. Cosa dobbiamo fare innanzitutto? Innanzitutto dobbiamo, per togliere i vari componenti, innanzitutto dobbiamo smontare l'hard disk, cioè togliere i connettori 1 e 2, ok? Togliamo questo cavo qua, togliamo anche dalla sua pinza. Non so se riuscite a vedere, ma c'è anche una pinza. Comunque, scriviamolo così e va bene così. Poi procediamo subito a togliere 1 e 2, anche se questa è stata già tolta perché giallo sicuramente ci hanno messo mano altre persone. E per questo dobbiamo utilizzare il T10. Il T10 o il T9 è uguale, ragazzi. Usiamo il T9. Ok. Possiamo tranquillamente sollevare la struttura. Il gancetto, questo qua, sfiliamo il filo e abbiamo l'hard disk separato. Poi eventualmente, se a voi vi serve l'hard disk, volete, non so, volete usarlo come una periferica di un PC o altro,
potete toglierlo tranquillamente svitando queste quattro viti, 1, 2, 3, 4, semplicissimo. Mettiamo da parte. Ora, per togliere il DVD, cosa dobbiamo fare? Ovviamente togliamo i connettori anche a questo. Così, 1 e 2. Dopo aver tolto i connettori abbiamo bisogno di sempre del T10 o del T9 per svitare queste due viti. Sono una qui in fondo, all'interno qui sotto, qui, e un'altra dovrebbe essere qui, ma non c'è, infatti è stato manomesso, è stato già, ci hanno già messo mano comunque. Comunque ragazzi, ricordatevi che ce n'è sempre una qua e una qua, ok? Quindi non vi potete sbagliare qui sotto. Ok, procediamo subito a svitare quest'ultima vite. Ok, e abbiamo fatto. Ora non ci resta che sollevarlo. Sollevarlo con l'intera struttura. Abbiamo una griglietta qua, se vi dà fastidio la potete anche togliere. Questa qua, vedete? E abbiamo tolto il DVD. Il DVD ovviamente è collegato a una struttura che credo al 99% credo che sia solo agganciata. Devo trovare soltanto il gancio, eccolo qua. Perfetto. Non ne aprivo uno che erano molti anni di Xbox. E niente, abbiamo tutto qua e ci troviamo in DVD il famoso Thomson. Sì, un Thomson. Thomson, una marca abbastanza buona di lettore DVD e di tastiera laser. E qui al di sotto ci troviamo la scheda madre, processore e scheda di alimentazione, una classica scheda di alimentazione che possiamo trovare in qualsiasi altro tipo di console, molto simile all'alimentazione della PS1, se ve la ricordate. Abbiamo il suo processore all'interno sotto ovviamente la griglia di raffreddamento, o come potete chiamarlo, dissipatore. Ebbene ragazzi, dopo aver parlato un po' della scheda madre, dell'alimentazione e altro, il video su come smontare la Xbox One, la prima Xbox, è terminato. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video su come riparare la tastiera laser, o meglio dire come sostituirla. Ciao ragazzi!